Salve a tutti Nova Gamer, benvenuti in questo nuovo video su FIFA 16. Oggi andremo a pronosticare la finale degli Europei 2016, ovvero Francia contro Portogallo. Due squadre che si sono differenziate dalle altre sia in termini negativi sia in termini positivi, poiché questi europei sono stati abbastanza discussi, abbastanza difficili da scommettere, abbastanza criticati. Abbastanza anche criticati, soprattutto per alcuni svolgimenti arbitrali. Ma comunque, alla fine, non vince sempre il più meritevole, ma neanche il più forte, ma solitamente vince anche la squadra che ha un pochino più fortuna. Come appunto il Portogallo, che ha trovato solo squadre deboli nel proprio cammino fino alla finale. Okay. E la Francia, che comunque ha trovato una Germania messa un po' male, ha saputo difendersi molto bene. Ah, tra l'altro ora mi accorgo che la divisa dell'anno scorso era più o meno identica. Ok, allora, non so, sì, mettiamo entrambi la divisa in casa, perché trattandosi di una finale, va messa la divisa in casa. 6 minuti, così non dura troppo il video. Parc des Princes, dalle 21 inizia la partita. Con l'Adidas AFA. Mettiamo questo, tanto comunque non c'è su FIFA 16 il pallone ufficiale degli europei. C'è magari uno che si avvicina di più, no, beh. Nah, metti l'Adidas AFA. Questo? Nah, metti l'Adidas AFA. Beh, mettiamo l'Adidas AFA. Oh, cazzo. Mettiamo un altro. Quelli qui stanno, eccoli, questo qui, ok? Ok. E ovviamente mettiamo l'orario delle 21, ovvero l'ora nella quale inizia la partita. La partita è stata, ovviamente, sereno, sì. Eh sì, comunque finalmente, purtroppo arriva la fine di questi europei 2016, ci mancherà per un bel po' di tempo il calcio giocato. Avremo sì le Olimpiadi, ma non saranno mai belle quanto un europeo o un mondiale, che sicuramente regala molte più emozioni. La sfida tra i due goleador, che saranno i goleador di questa partita, sarà tra Griezmann da una parte, ovvero dalla parte francese, e ovviamente CR7 dalla parte del Portogallo. Ma chi immaginava mai che un Portogallo del genere arrivasse in finale di Euro 2016? Nessuno. Tra l'altro, curiosità, i due attaccanti che sono stati anche molto protagonisti nella finale di UEFA Euro Champions League, ovvero nella competizione massima europea delle squadre appunto europee, della UEFA. Quindi è un po' come rivedere la stessa partita, Atletico Madrid, Real Madrid, ma con diversi giocatori, poi ci sono anche Evra, Pogba e tutta la Francia. Didi, iniziare col calcio d'inizio. Anche Nani ha fatto delle belle giocate nel Portogallo in queste partite. E fra l'altro questo Euro 2016 è stato anche al centro di molte discussioni riguardanti i vari trasferimenti di mercato, quali quelli di Pogba, Bonucci per quanto riguarda la Serie A, ma anche altri più piccoli come Piaka della Croazia, che non si sa dove andrà, dato che praticamente se lo stanno palleggiando fra Napoli, Juventus e Milan. Per ora partita molto dalla parte francese. Devo dire che stanno schiacciando molto in attacco, utilizzando il Portogallo. Lo sento benissimo questo pressing avversario, ma devo un po' svegliarmi, perché altrimenti rischio di perdere la mia partita. Chiaramente il primo tempo lo commenterò io, il secondo tempo lo commenterà Lorenzo. Ecco fra l'altro il portiere che fa una gaffe enorme uscendo, ma che riesce comunque a tenere il controllo. Intercettare questo pallone non era facile.
Bello questo tocco indietro, fra l'altro. Cristiano Ronaldo l'ha sempre abituato a Comunque la superiorità palcoscenici francese si strepitosi e vedremo sente, che cosa saprà offrirci almeno anche su oggi il FIFA. giocatore. Poi ovviamente non vogliamo dire che è un giocatore in grado di seminare il è panico la nella realtà, difesa questo no. avversaria con la seconda Però palla al piede, difficile da per quanto riguarda il valore della squadra, penso che non ci siano dubbi sulla squadra che ha più valore. anche se sì, comunque avendo CR7 anche il abbiamo contrasto. un buonissimo aiuto in Griezmann, attacco che può squadra essere avversaria in difesa fondamentale palla. in fase gol. Interrompe Se io non l'azione avessi con un Griezmann. intervento tempestivo. Che comunque ha meno Punta esperienza di all'area. Ronaldo. Ma vabbè. Ecco, qui perdo palla in un modo Ottimo un inoltre po'. io posso contare sull'aiuto dei due attaccanti bianchi, dei due Stupido. centrocampisti. No, uno è centrocampista, un altro è un'ala bianconera. Sagna. Palla in area. Ovvero Evra e Conclusione che viene Pogba. intercettata. Tra l'altro Sicuro, un ci serve Pogba ancora un molto portiere che discusso corra e in palla. questi europei perché c'è chi dice che abbia giocato male, c'è chi dice che ha fatto dei buoni assist, c'è chi dice che è stato fondamentale per la squadra, c'è chi dice che invece potevano anche non portarla agli europei e farne a C'è il meno. tocco addirittura verso Pogba. Diciamo, né bene né male per Pogba quest'anno agli europei, non sarà stato così decisivo, ma neanche così Intercettato bene il inutile. Ecco, gli passaggio, era non ci dato un voleva assist molto. molto buono a Griezmann che ha soltanto dovuto insaccarla in Sagna. rete. Probabilmente potreste anche non condividere questa Cristiano opinione, Ronaldo. perché appunto le opinioni vanno discusse. C'è il tocco prudente sul portiere. Sarebbe bello anche avere qualche vostra opinione nei commenti, Palla così per riconquistata discutere un con po', un'ottima ma più ricordate, fuori. discutiamo di calcio giocato e non facciamo, come dire, Polemiche polemiche sulle sull'opinione. Cambio squadre, perché controllo. sennò non finiremo Un'entrata domani, come decisa sapete e bene, la Serie efficace. A è piena zeppa di questi giochetti dei tifosi. Ecco, Se ne giro, 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 si avvicina. André Peccato. Gomes. appunto Gomes, che Paigli. si pensava, anzi si pensa ancora, che andrà alla Juventus. Devo dire, sono un po' incerto perché Buona la il trama. prezzo di Gomez è un po' altino per quanto Buono il riguarda ciò che la contrasto, dirigenza recupera il juventina pallone. si può permettere. Qui, fra l'altro, ho sbagliato un passaggio che poteva essere veramente fondamentale per determinare questa partita, un fatto di episodi soprattutto. Fra l'altro, un'altra cosa che ha caratterizzato questi Cristiano europei è Ronaldo. stata la telecronaca italiana che ad alcuni è piaciuta e ad altri ha lasciato molto molto a desiderare. Passaggio che Devo però sembra dire più che la Rai preciso in non ha questo arco, ha trattato agevolato il suo così intervento. bene questi europei. Però Fuori, dai, col resta tempo palla sono libera. migliorati. Col tempo sì, si sono sicuramente migliorati, anche André comunque si Gomes. vedeva, sembrava almeno che sapessero Eliseo. ciò che stavano facendo. Cristiano Magari sono Ronaldo. stati un pochino diversi rispetto ai soliti tecnicisti che Benito conosciamo, anche se avrei Mondi preferito con Piccinini l'intervento ecco in un tiro basso e molto sarebbe pericoloso entrato di in Nani. porta. L'altro giocatore è molto decisivo, Nani, nel Portogallo, soprattutto per le ultime due partite. Nonostante il Portogallo, ricordiamo che non ha vinto, anzi ha Griezmann. vinto soltanto una partita, ovvero la semifinale. Perché quando si André arriva ai Gomes. supplementari non è più vincere una partita, ma è comunque averla pareggiata. Apre bene di E anche testa. i tedeschi che Ha riconquistato tanto il pallone, prova hanno ad andare. ridicolizzato l'Italia Conclusione da tramite cancellare. giornali, interviste, programmi televisivi, se la sono presa in quel posto lì. Perché è giusto così, avrebbero dovuto magari essere più umili e pensare a giocarsi il quarto di finale. Nani. Anche se comunque sono stati sfortunati, la semifinale, Poi anche se vi è un comunque sono stati calvario. sfortunati. Palla che termina Qui largamente spreco fuori. un tiro che poteva essere fondamentale per la riuscita, per la buona riuscita della partita. Tra Pallone l'altro sto andando profondo per molto di Cristiano passaggi Ronaldo. filtranti alti perché in questo modo scavalco con molta facilità le William difese Carvajal. francesi. Un altro giocatore molto discusso di questi europei, a João proposito Moutinho, tiro di centrale, Francia, comodo per il è portiere. stato sicuramente Zlatan Ibrahimovic, che giocava nel PSG, ma ha deciso che se non gli avessero fatto una statua d'oro al posto e l'avessero messa al posto della Torre Eiffel, non sarebbe rimasto a Parigi. Attenzione. Ovviamente, Parigi Occhio alla non ha botta. accettato Appiglia bene il pallone. questa cosa, Grande sicuramente tiro detta per Blum. sfottò dal giocatore. Figuratevi che pensava davvero una cosa del genere. Diciamo che Buono il Ibrahimovic è recupero. fatto Possono così. ricominciare.
salta anche il un po' trasformato dai meli. Tiro che finisce fuori, poteva fare molto meglio. Comunque ha fatto un po' di giri su dove doveva andare, molto sponsorizzato anche dagli europei fino a qualche settimana fa, quando la Svezia era ancora in gara, e riuscendo addirittura a sponsorizzare la sua azienda di abbigliamento. Addirittura, devo dire la verità, in giro tutto il mondo. Devo dire la verità, mi stavo vedendo la live. Sì, mi sento un pirla, però. Però ci possiamo fare. Buona l'uscita del portiere sul cross. È così. Però alla fine ha scelto il Manchester United con Mourinho. Curiosità, quando stava la Juve avevo la sua e maglietta. Si chiude qui il primo tempo, 0-0 alla fine. Io ho quella di Vieira. Va bene, primo tempo 0-0, facciamo qualche cambio. Va bene, facciamo qualche cambio, anche se non vedo giocatori molto stanchi. Sì, Sagna però sì, un po'. Possiamo mettere Yalle. No, Marcello a sinistra, non c'entra niente. Vabbè, dai, mettiamo Yalle. Io invece metto il talismano, ovvero Quaresma, che ha già fatto due ottime partite col Portogallo. Va bene, entra Yalle, esce Sagna. Mentre per il Portogallo esce Juan Mario e entra Riccardo Quaresma. Qua un po' di giri, di animazione, così. Vabbè, e ora cerchiamo di fare un buon secondo tempo, anche perché non rimane molto tempo per poter provare a vincere questa finale. Occhio all'azione del Portogallo. Secondo voi verrà sbloccata la vera partita già al primo tempo oppure bisognerà aspettare un po'? Sarebbe bello vedere una lotta fine ai supplementari, ma... Vabbè, anche calcio di rigore, che si tratta di una finale. Palla lunga per Cristiano Ronaldo. Ma sarà dura. Soprattutto per... Sarà dura conoscendo il comparto delle due squadre. João Moutinho. Attenzione al tiro. Conclusione senza angolo. Il portiere rimane fermo e recupera il pallone. Ok. Il... Chiedo a Stefano Nava il giudizio su Cristiano Ronaldo fino a questo momento. Ha giocato un brutto primo tempo, girando un po'. Cerca la rete. No, ho sbagliato il pallonetto. Un po' pretenzioso. Occhio all'attacco dell'avversario. Cerco un po' di concentrarmi, dato che manca poco. Tra l'altro la batteria si sta scaricando, ma a noi non frega. Brutto fallo su. Chi è? Nemmeno lo vedo a qui. Il giocatore del Portogallo finisce nell'elenco dei cattivi, cartellino giallo per lui. E stavolta se l'è cavata. No, su chi non ho capito però. Vabbè. Gialli. Ci sono metri a disposizione. Gialli il tiro, di poco fuori, di poco fuori, peccato. Tra l'altro il Portogallo, come ben sapete, i due giocatori più forti del mondo, almeno attuali, non vogliamo dire che sono i più forti della storia, ma i più forti attualmente sono, rigore. Ci mostrano le immagini. Ok, fuori gioco. No. Gioco sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Cosa succede quest'anno? Che capita il centenario della Coppa America e quindi Messi si fa la finale di Coppa America, perché arriva in finale e la perde. Secondo voi succederà altrettanto a Ronaldo? Perché praticamente i due giocatori migliori del mondo hanno portato la propria squadra al Uglio in finale della propria Coppa Continentale, riusciranno a vincerla? Vabbè, Messi non ce l'ha fatta, ok. Messi non ce l'ha fatta. Bisogna vedere ora cosa farà Cristiano Ronaldo. Tra l'altro mi sa che Cristiano Ronaldo non ha mai vinto gli europei. Anzi, forse non ha mai vinto proprio niente col Portogallo. Forse mi sto sbagliando. Bene il passaggio, non ci voleva molto. Un po' di triangolazioni. Pogba, 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 vai, vai col turbo. E là, Pogba. Se gioca così domani Pogba non ce n'è per nessuno. Ok. João Moutinho. Mi sono lasciato prendere un po' dall'entusiasmo. Siamo al 64esimo e ancora siamo 0-0. Partita un po' equilibrata, dai. Sarà anche che Giuseppe è molto forte. In fase difensiva, ecco appunto. Sarà calcio d'angolo per il Portogallo o no? Ok. No, ho beccato il paragol per pochissimo.
una deviazione molto sfortunata. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Non è che sto giocando un gran caso, per essere sincero. Uio. No. Not... Prendila, ok. Buon recupero del pallone, possono dribbling, ripartire. Non touch dribbling, ho fatto. Dai Koscielny, tra l'altro Koscielny non l'ho sentito, anche perché le squadre non le abbiamo aggiornate, quindi non so ora se sono quelle vecchie o quelle nuove. Di sicuro non ha ottenuto le licenze per Euro 2016 FIFA, perché quest'anno le ha ottenute PES. Ma siccome abbiamo comprato FIFA, non potevamo comprare anche PES. E poi la giocabilità è tutta un'altra cosa, ma non vogliamo fare... favoritismo. Facciamo nascere PES contro FIFA. Che dire, partita sì, abbastanza equilibrata. Uio. Sione. Si avvicina. Tiro, non a giro. Con una brutta fine da Ronaldo. Forse il vero Ronaldo non l'avrebbe sbagliata, ma nessuno lo può dire. Proviamo ad andare più in attacco, dato che mi sembrano anche un po' stanchi i giocatori portoghesi. Bel palleggio di Cristiano Ronaldo. No, solo Moutinho! Tira di prima e sbaglia in una maniera incredibile. Ma anche paratone di Lloris. No, il tiro di Cristiano Ronaldo è lontano. Bel tiro, ma poco efficace. Anche perché Lloris ultimamente ha fatto delle parate, non dico ora, proprio nella realtà, ha fatto delle parate stupende. Giroud, Giroud, tutto solo Giroud, il tiro di Giroud. Non la para, Payet, gol! Gol di Payet! Gol di Payet! Gol della Francia! Gol di Payet! Payet che, ricordiamo, ha aperto l'Europeo con un gol e, a quanto pare, dal nostro pronostico, lo chiude proprio lui con un gol al 78esimo. Tiro sbagliato, no, tiro... parato, anzi, di Guignol, l'attaccante si è avventato per primo sulla ribattuta. Golazo di Payet che si trova solo e la mette sotto le braccia del portiere. Ok, sarà 1-0, quindi mancano poco più di 10 minuti. Non so quante speranze abbia il Portogallo ora di vincere. Matuidi, c'è Ne ha di giocatori da fare. Ronaldo solo. Sbaglia. Questo è un errore di Ronaldo. Assurdo. Come ha fatto a sbagliare? Si è fatto prendere troppo dalla. No, l'ho passata sopra perché ho visto uno libero. Ma tu stavi completamente libero. Uio sulle fasce. Bello. Lì è fallo? Sì, infatti c'è fallo. Batte Yallè. Facciamo un cross, ma sì, dai. Facciamo un cross. Che no! Se segnava così, se segnava così, esplodeva lo stadio, esplodeva. Il Parco dei Principi esplodeva, cavolo. Vediamo un pronostico molto facile da azzeccare. Occhio all'azione del Portogallo. Se. Nani! No, che cazzo. Se i giocatori giocano come sanno. O se invece fanno come la Germania. Tiro sbagliatissimo di Ronaldo. Questo era gol. Come hai fatto a sbagliare questo gol? Incredibile. C'è di tu che mi hai coperto la porta di notte. Vabbè. Mamma mia, che erroraccio. Forse stiamo giocando con la manuale. Ancora in questi minuti finali. Grande adrenalina in campo. Forse è il primo video che portiamo con la manuale. Aspetta. Uio, la prende Matuidi. È grande. Grande Matuidi. Tieni controllo. Non lo tiene. Vabbè, dai. Uio, ultima azione d'attacco per il Portogallo con Nani. Vierigna, mai sentito. Uio, bella. Bella Evra, vai Evra. No Evra. Uio. Si ubriaca pure lui con i dribbling. No, e tra poco anche con lo champagne della vittoria. Passaggio sbagliatissimo, cazzo! Yallè. E finisce qui la finale di Euro 2016 vinta dalla Francia, secondo il nostro pronostico, con gol di Payet. Quindi apre l'Europeo Payet e secondo noi chiude l'Europeo Payet. Champion de France. Quindi vincono in casa ancora una volta la Francia, secondo...
un detto, la Francia, un detto, no, una tradizione, la Francia vince solo, esclusivamente in casa, può esserci un mondiale, può esserci un europeo, può esserci qualsiasi competizione, ma solitamente i francesi vincono in casa, sempre solo in casa, ricordiamo solo in casa, perché... E quindi anche questa competizione la vincerà la Francia? La maledizione colpirà anche Cristiano Ronaldo? La maledizione secondo la quale i top player spagnoli non vincono con le nazionali? Oppure Cristiano Ronaldo riuscirà a sconfiggere la Francia e a portare a Portogallo un europeo? Scriveteci nei commenti che cosa ne pensate, che cosa ne avete pensato del video, che cosa ne avete pensato del lavoro svolto da noi per quanto riguarda questo pronostico. Ciao a tutti da Nova Gamer. Commentate, iscrivetevi e mettete mi piace. Di sicuro tornerò a vedermi il video per vedere chi ha vinto, se Francia o Portogallo. Lo farete anche voi, spero. Circuito di Termas de Rio Hondo, la concentrazione massima perché manca ormai pochissimo alla partenza. Concentrazione massima, vai. Del Gran Premio d'Argentina. Primo Gran Premio per Alan. Attenzione sulla partenza, siamo 19esimi, partiamo 19esimi.